Grazie Presidente. Il DDL collegato ambientale perviene oggi finalmente al voto dell'Assemblea del Senato a quasi un anno della presentazione della presentazione del provvedimento in Parlamento da parte del governo Letta. L'articolato, quindi stiamo parlando addirittura dell'altro governo. L'articolato però è stato notevolmente modificato rispetto al testo della Camera anche nel passaggio in Commissione Ambiente del Senato e indubbiamente presenta alcuni elementi innovativi in un contesto però generale che permane disomogeneo e questo non possiamo non sottolinearlo e non in grado, ed è la questione che a noi più preme sottolineare, di individuare un chiaro indirizzo nelle politiche ambientali del governo, del nuovo governo. Abbiamo sottolineato e accolto certamente con favore alcuni elementi di segno positivo che voglio ricordare, cioè l'introduzione di alcune disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile, con particolare riferimento a un programma sperimentale nazionale per incentivare forme alternative di mobilità, carpool, car sharing, bike pooling, bike sharing e l'introduzione della figura del mobility manager per organizzare gli spostamenti casa scuola casa, la previsione di interventi rivolti a favorire il green public procurement con agevolazioni per le imprese che adottano le certificazioni ambientali, le linee guida per l'applicazione dei criteri ambientali nell'acquisto di alcuni prodotti e servizi da parte della PA, la regolamentazione degli accordi di programma rivolti a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, il recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, introducendo forme di incentivazione all'acquisto. Anche grazie a un nostro emendamento accolto in Commissione è stato introdotto il cosiddetto compostaggio di comunità, semplificando le procedure per gli utenti che intendono riciclare in comuni rifiuti organici. Sono anche di rilievo le norme sulle autorità di bacino e poi ancora il fondo di garanzia per le opere idriche rivolto a potenziare la realizzazione di infrastrutture in questo settore con particolare riferimento alle reti di fognatura e agli impianti di depurazione e anche una delega al governo per l'introduzione di forme di remunerazione di servizi ecosistemici e ambientali. Viene anche resa possibile l'istituzione delle cosiddette oil free zone, aree territoriali nelle quali sulla base di un indirizzo dei comuni si preveda la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati, ma è assolutamente paradossale che sia stato respinto un nostro emendamento che chiedeva che in queste zone potesse essere esclusa la ricerca e l'estrazione di idrocarburi. Ed è stata accolta anche una richiesta da tempo avanzata dall'Associazione di tutela degli animali, prevedendo di rendere impignorabili gli animali di affezione o da compagnia. Ma siamo assolutamente critici invece e non rispondono alle aspettative che pure il provvedimento in qualche modo incoraggiava e alle necessità obiettive di miglioramento della disciplina ambientale proprio le disposizioni previste all'articolo 2 concernenti le operazioni in mare per la ricerca di idrocarburi, dove il testo, ci dispiace dirlo, è stato peggiorato rispetto anche al lavoro della Commissione. L'aver voluto anche cancellare con un emendamento del relatore all'articolo 2 il comma 2, cioè che prevedeva appunto le pene da 6 mesi a 3 anni per chiunque cominciasse le introspezioni in carenza delle regolari autorizzazioni, ci è sembrato veramente un segno assolutamente negativo. Lo dico perché su questo punto, sulla questione anche delle estrazioni petrolifere, noi troviamo che sia uno dei punti più negativi e anche più problematici. Si poteva invece fare un lavoro che recepisse, per esempio, proprio in questo provvedimento il famoso emendamento che era stato stralciato nel provvedimento dei reati ambientali, cioè sul
l'utilizzo della tecnica dell'air gun, e invece questo non si è voluto prendere in considerazione e il testo è stato addirittura peggiorato. Sono anche assolutamente insoddisfacenti e negative le disposizioni che sono state, ne abbiamo discusso ieri, introdotte all'articolo 6 sul controllo della fauna selvatica. Anche in questo caso un emendamento del relatore, per quanto rivisto poi nel testo 2, ha peggiorato il testo scaturito dalla Commissione. Avrei scelto di affrontare debolmente la questione centrale in quest'ambito, cioè l'allevamento e il ripopolamento incontrollato del cinghiale e l'introduzione a fini venatori. È stato a nostro avviso la possibilità, diciamo, della deroga al divieto assoluto per le aziende faunistiche venatorie e per quelle agrituristiche, è stata una scelta a nostro avviso assolutamente sbagliata, così come quella sugli storni, che procurerà ulteriori problemi al nostro paese per quanto riguarda le procedure di infrazione. Non ci convincono le nuove disposizioni sulle bonifiche, il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, perché si può configurare un colpo di spugna su reati ambientali di grande rilevanza, e di segno negativo anche le norme in materia di incenerimento e di miscelazione dei rifiuti, in materia di trattamento dei sottoprodotti delle attività estrattive e quelle concernenti quelle a carico delle acque reflue. È stato inoltre opposto il parere contrario anche a alcuni emendamenti assolutamente fondamentali per quanto ci riguarda, che erano finalizzate a introdurre disposizioni innovative rivolte alla tutela delle aree inserite nella rete europea Natura 2000 e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei paesaggi rurali di pregio. Dal testo della legge di stabilità, inoltre, abbiamo appreso che non vengono affrontate le questioni più rilevanti sotto il profilo ambientale, a partire proprio dalle gravi problematiche poste dal cambiamento climatico nel nostro paese, con l'evidenza di un rischio idrogeologico che ormai è divenuto permanente. Su questo tema riteniamo particolarmente grave che la legge sul consumo del suolo sia ancora impantanata nelle commissioni parlamentari della Camera, mentre il Governo ha ritenuto a più riprese di procedere con la decretazione d'urgenza su questioni senz'altro di minore rilevanza. Voglio richiamare inoltre altri elementi di segno negativo nelle politiche ambientali del Governo. Vorrei ricordare qui la soppressione in atto del Corpo Forestale dello Stato, e che indubbiamente, non voglio riaggravare, diciamo, i giudizi su questo elemento, ma indubbiamente indebolirà tutta l'azione per la tutela ambientale e la prevenzione e la repressione dei reati ambientali. Dietro l'indebolimento evidente della capacità di controllo istituzionale degli ecoreati non c'è solo un'efficace miope applicazione della cosiddetta spending review, ma si intravede, a nostro avviso con chiarezza, la spinta dei poteri forti che negli ultimi anni hanno sopportato con crescente insofferenza l'azione di controllo e anche l'arretratezza di quei settori economici che sotto la spinta della crisi puntano a recuperare competitività scaricando sull'ambiente e sulla collettività oneri che gli competono. E abbiamo sentito l'eco, diciamo, di questa insofferenza anche in molti interventi che ci sono stati in quest'Aula. Ho già appunto accennato alle disposizioni di segno negativo introdotte nel recente passato e mi riferisco di nuovo anche al decreto legge Sblocca Italia, che, ahimè, lo dico anche al relatore, il provvedimento e anche gli elementi positivi di questo provvedimento rischiano di avere come sfondo per esempio lo Sblocca Italia oppure il decreto legislativo applicativo trasmesso alle regioni, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti che si sommerebbero ai 42 già in funzione. Anche in questo caso noi registriamo un passo indietro nelle politiche del Governo e, ahimè, in contraddizione anche con questo provvedimento che stiamo per votare. Nella politica energetica del Governo emergono quindi segnali di vistosa arretratezza. Il titolo concessorio unico, il tentativo di centralizzare le decisioni sul rilascio delle autorizzazioni sono una chiara espressione della volontà di dare il via alle trivellazioni in mare e in alcune aree di rilievo ambientale più importanti del Paese, con effetti risibili sul bilancio energetico del Paese e l'introduzione di un grave rischio ambientale in grado di compromettere l'economia del turismo e dell'agricoltura di qualità. Sono ben altri quindi gli impegni che
servono quindi per ribaltare questa situazione e questa politica generale del governo. E noi siamo in attesa di capire quale sarà l'orientamento del nostro Paese, l'orientamento che intende assumere alla COP21 sul cambiamento climatico a Parigi, dal quale possono scaturire in un senso o nell'altro opzioni decisive per il futuro di un Paese che già paga pesanti tributi al dissesto idrogeologico e alla desertificazione. Un appuntamento decisivo in cui speriamo davvero che si possano avere delle soluzioni precise. Per questo motivo, per gli aspetti, certamente positivi quelli negativi che io ho qui sottolineato, noi non possiamo che dare un voto di astensione. Grazie.